Dunque, vedendo adesso questa struttura, non si può pensare a come era prima, perché noi che lavoravamo dentro, era una struttura antica, vecchia. Sopra lì c'era l'appartamento dei Succhias, che erano i padroni, e giù c'era l'ufficio dell'altro principale, diciamo. Era un lavoro un po', insomma, che richiedeva anche una certa abilità. Prima di incominciare il lavoro, l'acqua bolliva, no? Allora si prendeva qui, c'era una specie di cesta con le bossole, ma noi non prendevamo niente, noi eravamo le donne della bacinella e chiamavamo: "Ehi, bossoli! Bossoli!" Allora la ragazzina ci dava dentro i bossoli, uno o due di questi, e si incominciava il lavoro. Adesso quando andiamo là alla bacinella che fa vedere più o meno la distanza. Avevamo una bella compagnia e la cosa ci passava un po', però come lavoro era massacrante. Non volevo dire la parola, ci sfruttavano, però in un certo modo. Anche quando passavamo in paese, per quelle piccole cose della spesa, così, gridavano, arrivi più sull'ombra. E quello più anziano, che poteva essere anche suo padre, perché era anziano, era innamorato, era pronto a sposarla quella ragazza lì. L'Andrianella, ogni sguardo ti accompagna, perché sei bella, vieni a ballare al dopolavoro, l'Andrianella. Si arrivava là con i piedi gonfi così, perché con la neve, viaggiamo tutti in mezzo alla neve. Però eravamo contenti. E gira gira l'aspa, aggiusta il fil. Questa è la bella vita, la vita è bella, dai filato. Quando il mattino ti indugi ancora un difficio che ti chiama.